Amici di Onda Libera TV, siamo a Fano insieme a Frida Neri della Liberazione di Fano, quindi l'ANPI, l'Eda Tinore di Fano ha organizzato varie manifestazioni, tra i quali un concerto di Frida Neri. Il concerto è stato molto seguito da un pubblico attentissimo e adesso abbiamo la fortuna di avere Frida Neri qui con noi, al quale adesso rivolgeremo un po' di domande, diciamo. Allora, intanto ci puoi dire come nasce il tuo genere musicale? Allora, in questa situazione stasera in realtà si trattava di un concerto reading con il poeta Loris Ferri, dal titolo Il canto degli emarginati, che stringe in sé sia miei brani originali che brani tratti dalla tradizione amatissima del fado e dalla tradizione romani balcanica. Possiamo, diciamo, allargare il discorso anche al genere che comunque mi caratterizza, nel senso di una costante tra le musiche che ho scelto di reinterpretare e le musiche che ho scritto e inserito in questo, per esempio, concerto reading, che è quello appunto dell'espressività, dell'autenticità, dell'atto del cantare, l'atto del suonare, ma anche della radice da cui queste canzoni provengono, sia nel caso del fado che nel caso della musica romani che nel caso anche della musica andina, che amo molto cantare. Quindi la costante è l'autenticità e il bisogno di esprimere qualcosa di pressante, di urgente, quindi non musica a sé stante ma una musica che racconta. Ecco, tu nasci prevalentemente come cantautrice, però mi dicevi adesso ti stai dedicando anche a questa ricerca appunto di questa musica. E la tua attività di cantautrice va avanti ugualmente? Sì, diciamo che si tratta in realtà dello stesso percorso. Non è facile fare musica originale in Italia in questo momento e i canali sono i soliti e un po' la formula che si usa è la stessa, quella comunque di scegliere un prodotto commerciale. Non penso che sia giusto avere una biodiversità, quindi non condanno naturalmente il genere commerciale, ma mi piacerebbe nei miei sogni vivere in un paese in cui c'è anche dell'altro, no? E quindi questo mio accostarmi a musiche in realtà anche un po' antiche, tra virgolette, o comunque dalla radice popolare, non nel senso folcloristico ma nel senso autentico del termine, è un tentativo di riscoprire qualcosa di un modo di cantare, un modo di anche forse di scrivere, perché il mio modo di scrivere sta cambiando dopo questo accostamento con questi generi, insomma stili che mi avvicinano a qualcosa di, come dire, di più autentico e di più forse anche classico nel senso etimologico del termine, ecco, di verità umane sempre valide. Ecco, e programmi per il futuro? Allora, siamo reduci dall'anteprima di un nuovo spettacolo che ho scritto e in cui ho voluto anche coinvolgere vari soggetti oltre a me, che si chiama Alma, e spero vivamente, lotterò con tutte le mie forze per farlo, spero di portarlo il più possibile in giro, insomma, in teatri e in situazioni, in contesti adatti. C'è da fare un album, perché poi dopo l'estate di concerti si torna in studio per registrare, e poi appunto c'è il canto degli emarginati, c'è uno spettacolo dedicato al fado con la cantante e cantautrice Chiara Morucci di Roma. Ci sono insomma tante sfumature in cui mi sento di portare avanti la mia arte. Bene, allora tanti complimenti per la tua attività musicale di cantautrice e anche di interprete, complimenti per il concerto di questa sera che è stato veramente emozionante, poi pubblico nutritissimo ti ha seguito con grande attenzione. Bene, grazie per questa preziosissima testimonianza, in bocca al lupo per la tua attività. Grazie. Amici di Onda Libera, un saluto. Ciao.